Ben ritrovati a questo nuovo video del Buddy, ragazzi. Poco tempo, veramente pochissimo. Down into the ground, ma che vuol dire? Oh mio Dio, questo video comunque è praticamente Minecraft, ma il mondo prova a ucciderti ogni 30 secondi. Quindi dobbiamo cercare di scappare, sopravvivere e fare la nostra vanilla nel modo migliore possibile. Io vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e magari di commentare con qualche altro video che volete vedere. Perché ovviamente iscrivervi è una cosa importantissima. Lasciare mi piace pure e commentare con i video che volete vedere, beh, anche quello ovviamente. Allora, 14 secondi per il prossimo evento, ragazzi. Io sono già in ansia perché comunque mi sono dato della carne per iniziare, perché questo datapack ti dice datti della carne per iniziare perché fidati ti servirà. Probabilmente il mondo cercherà di ucciderti e questa è una cosa fantastica, no? Perché chi non vorrebbe giocare a una vanilla di Minecraft con un creeper che ti insegue e il mondo cerca di ucciderti? No, beh, insomma, io sicuramente. La cosa che volevo fare per fare questa piccola vanilla è vedere se riesco a trovare un villaggio in modo da poter trovare magari riparo dalle cose che accadono in questo mondo, ma siamo in un bioma veramente schifoso, quindi dobbiamo trovare un altro modo. Allora, forse il letto ce lo possiamo fare con le signore pecore, mi dispiace. Anzi, facciamo così, qua. Mi faccio un'arma perché sennò non possiamo fare nulla. Povere signore pecore, mi dispiace per loro. Però è per una cosa di forza maggiore, signore pecore. Lo sapete anche voi. Siamo in difficoltà in questo momento. Ready to rumble, ma what? Ecco, sono già morto, ti pareva. 180 secondi di preparation. No, ma noi non le vogliamo 180 secondi di preparation. Adesso facciamo ripartire subito il tutto. Ok, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. Fireball rain. No, questa non mi piace. Non mi piace assolutamente. Buddy, questa cosa non ti deve piacere. Buddy, non ti piace. Ma perché io voglio fare questi video? Ma perché io sto cercando di sopravvivere a Minecraft morendo 577.000 volte? Per fortuna che c'è il cooldown. Mannaggia a me, mannaggia. Abbiamo altri 30 secondi, ragazzi. Abbiamo altri 30 secondi. Ci possiamo fare gli attrezzi in 30 secondi. Perché dobbiamo farci comunque un po' di attrezzi. Volevo farmi, ad esempio. Sì. Devo farmi assolutamente. Oh mio Dio, c'ho l'ansia, raga. Scusate se faccio veloce, ma c'ho l'ansia. C'ho l'ansia. La zappa non me ne faccio nulla. C'ho l'ansia. 12 secondi. 12 secondi sono perfetti. 11, 10. Sperando che non arrivino ancora i creeper, magari. 9, 8, 7. Devo prendere questi per farmi almeno un piccone e un'accetta. 4, 3, 2, 1. Cosa sta? Spider Rain, ok, perfetto. Spider Rain è normale, perché tanto i ragni sono buoni. Va bene, perfetto, grazie signori ragni. Voi siete buoni, quindi in teoria non dovrete uccidermi. Quindi va bene così. Ok, già siamo riusciti a fare qualcosa. Signor ragno, lei mi vuole attaccare? No, che non mi vuole attaccare, vero? Ok, perfetto. Salve signori ragni. Allora, io me ne vado da qui perché ho paura. E abbiamo ancora 19 secondi di cooldown. Mannaggia a me, mannaggia. Ok ragazzi, mancano 28 secondi al prossimo evento. Devo fare altra roba. Devo fare assolutamente altri attrezzi. Allora, facciamoci una accetta che proviamo a prendere le pecore se le troviamo in giro. E mannaggia, non mi posso fare una... Cosa posso farmi? Una spada. Una spada me la posso fare. Sì, sì, la spada di stone per difendermi. Vai, buddy, così. Mamma mia, raga, ce la stiamo facendo a sopravvivere. Quindi in teoria il prossimo step, lo sapete benissimo qual è, quello di costruire la casa e quello di trovare un villaggio. Almeno io spero di trovare un villaggio. C'ho paura, non voglio, cosa succede? Magma? Come magma? No, magma no, magma. No, magma, ok. Ok, sono salvo, sono salvo, sono salvo. Perfetto, devo prendere altro legno. 28 secondi ancora, ragazzi, ma questo mondo è veramente insane. Non sto capendo niente. Ah, mio Dio. Ovviamente la sfida, ragazzi, è fare il minor numero di morti possibili e cercare di sopravvivere il più tempo possibile. Quindi io per adesso sono tipo a una morte. Una morte, beh, molto bene, una morte, dai, è buona ancora. Insomma, buddy, sei bravo, sei forte. Fantastico. Vediamo tra 6 secondi cosa succederà ancora, raga. Non lo voglio sapere, c'ho troppa paura, mamma mia. Mia, 2, 1. Cosa succede? TNT Prison. No, 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 buddy, no, 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 che stai facendo? Buddy, scappa, buddy, scappa, buddy, scappa. No, no, raga, no. No, non ci credo. Dai, sono morto di nuovo. Morte numero 2. Questa volta non voglio andare di là in quella foresta schifosa. Voglio andare da tutt'altra parte. Guarda, adesso vado di qua e faccio partire subito il timer. Primo evento, raga, primo evento. Inferno, che vuol dire inferno? Ok, perfetto. Meno male che sono in acqua. Già, meno male che sono andato in acqua, già, proprio meno male che sono andato in acqua, questa è una cosa molto buona. E insomma, siamo bravi, stiamo sopravvivendo bene, insomma, sì, siamo riusciti a fare tante cose, tipo una casa, che adesso voglio provare a fare, mannaggia a voi, mannaggia, guarda, adesso la fa, adesso provo a farla, sì, sì che la provo a fare. Ah, guarda, provo a costruire così, provo a fare la mia casa, sì, sì, provo a fare la mia casa, proprio quella, proprio quella. Raga, 6 secondi, 6 secondi, 6 secondi, ma già così passa veloce il tempo, cosa devo fare qua? Uno, arro. No, no, ok, piovono frecce, raga. Piovono frecce. Meno male che sono qua. La la la, sto sotto l'alberello. Che sopravviverò sicuramente. Io lo so. C'è una pioggia di frecce che a me però non fa nulla perché
Sono sotto un albero insieme a due mucche. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ora è il momento di farci tutti i materiali per costruire la casa e costruire ovviamente la casa. Spero che ci sia un'altra pioggia di frecce, ad esempio. Potrebbe essere una cosa carina. E visto che tanto c'ho un botto di legno, adesso mi metto anche a costruire la casa, così almeno c'ho un po' di riparo. Sapete anche cosa mi servirebbe, forse? Un letto. Molto probabilmente mi servirebbe un letto. Già, già, proprio un letto quello che mi serve a me in questo momento. Ok, di legno direi che ne abbiamo abbastanza per farci la nostra piccola casettina. Non è successo niente, raga. Miracolo. Miracolo, non è successo niente. Io stavo già piangendo, veramente. Stavo già per piangere. Però va bene così, non è un problema. Cioè, se Minecraft, se non mi vuoi fare del male, non è un problema. Insomma, raga, 12 secondi. Però mi sa che questa volta, mi sa che questa volta è la volta buona. Quella dove Minecraft ritorna cattivo. Cos'è che mi ha tirato una freccia? Ah no, sono le frecce qua incastrate. Mannaggia loro. Andiamo di là, andiamo di là, andiamo di là. Un secondo, taking off. Per fortuna, per fortuna, raga. Per fortuna che ero sotto un albero. Stavo per volare. Mamma mia. Mamma mia, mamma. Allora, facciamo così. Facciamo questa roba, raga. Ci facciamo una barchettina, perché la barchettina ce la dobbiamo fare. Quindi un po' di materiali li sprecherò, purtroppo. Vieni qua a me. Allora, andiamo e troviamoci il posto bello per costruire la casa, perché io voglio costruire, comunque fare una vanilla, cercare di sopravvivere un pochino, almeno, cioè, non lo so io. A proposito, forse dovrei farmi anche del cibo, perché sta arrivando pure la notte, e a noi la notte non piace assolutamente. Ma ragazzi, ma perché scelgo di fare tutte queste cose? Io... voglio piangere, signora notte, non arrivi adesso, la prego, signora notte, aspetti un attimo, un attimino. One TNT for you, ok, perfetto, una sola, fantastico, fantastico. Ok, ok ragazzi, devo scappare, devo scappare. Questa è una bella zona per farsi la casetta, eh. Secondo me adesso proverò a farmela qui, provo a costruire la mia bellissima casettina, tutta in pacifica, sì, che bello. Tanto non succede niente, ma di cosa vuoi che succeda? C'è assolutamente niente in questo mondo che ti vuole uccidere ogni 30 secondi. Voglio piangere, voglio piangere. Vorrei anche trovare dei diamanti, going mine. No, 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 fermati, fermati, fermati. Ho schivata, raga, l'ho schivata. L'ho schivata, l'ho schivata. Stava praticamente colorando tutta la terra che c'era qua sotto, perché mi sa che c'è un buco. Oh, raga, che ansia questa roba, che ansia. Allora, qua facciamo la casetta, basta, ho deciso. Faccio qua la mia casetta, 1, 2 e 3. Ok, la facciamo così, la facciamo piccolina. Sì, sì che la facciamo piccolina, perché le casette piccole sono le più belle, ragazzi, lo sapete anche voi. Poi 1, 2, 3. Sì, sì, così, poi qui, allora 1, 2, 3, facciamo così. E 1, 2, 3, qua, tanto è piccola, raga. Ma noi serve piccola e funzionale, perché ci dobbiamo riparare da tutte le cose che stanno per accadere. Mannaggia al buddy, mannaggia, mannaggia al buddy, mannaggia al buddy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vediamo cosa succede. Starving. Ok, va bene, abbiamo fame. Fa niente, fa niente. La fame si può superare. La fame la possiamo superare. La cosa che non possiamo superare sono le esplosioni. Ho sbagliato a piazzare pure blocco, mannaggia a me. La cosa che non possiamo superare sono quelle. Allora, io direi, ragazzi, che secondo me questa mappa può considerarsi completa se riesco a fare almeno una porta. Ecco, sto perdendo vita, giustamente. Sto morendo di fame, quindi devo mangiare qualcosa. Devo trovare qualcosa. Ecco, signori, voi non mi aiutate però con la fame, eh. Ecco, sapevo, adesso muoio. Adesso muoio di nuovo, signor pollo. Adesso muoio di nuovo. No, 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 chiuditi in casa, buddy, chiuditi in casa, chiuditi in casa, chiuditi in casa. Ok, ok. Ok, sta per arrivare pure un'altra venta, ragazzi. Io non voglio piangere. Cosa posso fare io qua? Non posso fare nulla. Non c'ho materiali, non c'ho niente. Posso piantare un alberello. Non lo so, che fa arredamento. Non lo so, aiuto, a mezzo cuore. Addio, buddy, addio, mondo crudele. Addio a tutti. Addio. Waterworld, ok. Ciao, sono sott'acqua e c'è pure lo scheletro che mi dà fastidio. Ok, mezzo cuore, ragazzi, dobbiamo sopravvivere con mezzo cuore. Ci sono anche gli scheletri, è notte e io sto cercando di sopravvivere in un mondo di acqua. Perché mi hanno sommerso pure la casa? Mannaggia a me, mannaggia. Con mezzo cuore a due, ecco, infatti, come dicevo, nel senso. Sono sopravvissuto a 7 eventi, fantastico, fantastico, ragazzi. Dobbiamo sopravvivere ancora a altri 2 e vediamo se riusciamo almeno a costruirci un letto, ragazzi, oggi. Ok, ragazzi, mi sono dato della carne ancora, perché voglio darmi della carne. Oddio, ma perché la Dirt Prison? Ma che... lo picchio con un poppy, sto zombie, dai, ma si può avere un evento del genere? Ma io non ho capito, scusatemi, non ho capito. Signor zombie, allora, lei deve farmi andare via. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta, buddy, devi sopravvivere. Buddy, è semplice, devi sopravvivere, ce la devi fare. Qualcosa dovrai fare, perlomeno, cioè, non lo so, io qualcosa ce la farei a fare, buddy. Non penso, raga, non penso, non lo so. È troppo difficile costruire.
questo mondo, non ci voglio più giocare io. Per favore, lasciate un mi piace. Uno, un mi piace velocissimo. Oh, raga, mi sa che faccio gli ultimi due eventi perché probabilmente morirò di nuovo. E fa niente, ho già capito. Già lo so come doveva finire. Lo sapevo già come doveva finire questo video, che non si riesce a fare assolutamente nulla. Non si riesce a fare, devo pure scappare dagli zombie. Oh mio Dio, cos'è successo? Ciao, vado via da qui, va bene, ciao a tutti. Il mondo è esploso, sento rumori strani, comincio ad avere paura, mi sono anche spaventato prima, ma va bene così. Ok, va bene. No, signor Creeper, anche lei no, però aspetti, per favore, che già c'è il mondo che mi vuole uccidere. Ok, ragazzi, facciamo l'ultimo evento. Se riesco a sopravvivere a questa, per me ho vinto tutto, ok? Perché già solo la notte, già sono riuscito a raccogliere del legno, sono riuscito a fare delle cose, ho fatto anche una casetta, quindi tanta roba. Io voglio fare una cosa, voglio aspettare l'ultimo evento, tipo in cima a qualcosa, per vedere se questo evento mi ucciderà in questo modo. Quindi gli unici che possono darmi fastidio sono i ragni, in realtà. Facciamo così, così nel caso di difficoltà ci buttiamo nell'acqua, no? 8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anvil, nonet, wowut. Sono sopravvissuto, ma sono anche stato schiacciato dagli Anvil. Quindi ragazzi, per Buddy oggi è tutto. Basta, non sopporto più questo mondo. Sto già sclerando abbastanza, non lo sopporto più, non lo voglio più rivedere. Però vi ricordo di lasciare un mi piace se volete un'altra puntata. E magari invitiamo qualcuno, che ne dite? Non lo so, magari sarebbe una cosa carina.